Ciao a tutti, bentornati. Allora, ho finito ieri il libro di cui andremo a parlare in questo video, ma non sono riuscita un po' per il tempo, un po' perché ho scelto di non fare il video ieri. Mi serviva un pelin qualche ora per metabolizzare. E di cosa parliamo? Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Libro tanto tanto chiacchierato, sia nel bene che nel male. Io sono mesi, mesi e mesi che leggo nei vari gruppi Facebook sulla lettura, insomma su tutti i social. Da un lato l'euforia di chi ha letto questo libro, dal lato la stanchezza di chi è stufo di vederlo postato dappertutto. E a me questo romanzo ispirava un pochino dall'inizio, appena ne sono entrata in contatto, quando l'ho conosciuto, mi aveva attirato comunque. Ho aspettato mesi prima di acquistarlo perché una volta diventato un caso editoriale, una volta che tutti ne parlavano, che fosse in bene o fosse in male, mi spaventava parecchio e mi spaventava anche un pochino in realtà gli argomenti trattati all'interno del romanzo. È comunque un romanzo relativamente leggero, la scrittura è molto veloce e frizzante. Partiamo dal presupposto, a me è piaciuto, io sono del team di quelli a cui è piaciuto, tra l'altro un bel mattonazzo in realtà, non lo pensavo così. E la scrittura, ripeto, è molto leggera, secondo me, frizzante, scorrevole. Io per tutte le pagine passavo dal ridere in una riga, leggere la riga dopo, piangere, 3 righe dopo, ricominciare a ridere, e dopo 5 righe, piangere di nuovo. Secondo me, come tutte le letture, in realtà apprezzare o meno questo libro è molto molto personale, ma più personale di altri momenti, di altri libri, nel senso che probabilmente io l'ho letto nel periodo giusto della mia vita, per quello ho aspettato un pochino, perché io devo ancora, diciamo, esorcizzare, canalizzare, superare un lutto, e questo era il motivo per cui mi faceva paura questo libro. E invece devo dire che è stato quasi un esorcismo, mi verrebbe da dire. È stato veramente una liberazione, in realtà, una rivelazione. È stato illuminante. È stato rassicurante. Questo ovviamente ne parlo riferito alla mia vita, alle mie esperienze, al mio umore in questa parte della mia vita. Io non ho potuto che non apprezzarlo. A me è piaciuto tanto. Tralasciamo la storia in sé, ma proprio certe perle, certe riflessioni che nascevano durante la lettura di alcuni pezzi, ho sottolineato io in questo libro. Erano anni che non sottolineavo sul libro e soprattutto così tanto, cioè nei libri dell'università probabilmente sottolineavo meno. Ci sono veramente delle chicche, delle riflessioni, c'è chi li considera dei cliché. Non lo so, probabilmente però in questa fase della mia vita mi serviva quel cliché. Mi ha fatto ragionare, mi ha fatto pensare, mi ha fatto apprezzare tante cose. Non mi farà dimenticare altre cose perché sono cose che non, io della mia vita non potrò mai dimenticare. Però sono riuscita forse finalmente ad analizzarle, a guardarle in un modo un pochino diverso. Insomma, penso che fosse proprio quello che mi serviva per, ripeto, capire determinate cose che mi sono successe negli ultimi anni. Insomma,
a me è piaciuto. Parla molto brevemente di questa di Violette, questa donna che si sposa molto giovane con un uomo che c'è e non c'è. Inizia a lavorare come guardiana di un passaggio a livello, è ambientato in Francia, di passaggio a livello, dopodiché quando avrebbero perso il lavoro perché avrebbero automatizzato quel sistema. Comunque è ambientato in epoca moderna, cioè gli avvenimenti partono dall'86, mi sembra, fino al 2007-2008. È scritto su due linee, diciamo, di narrazione, flashback e presente. Comunque mantenendo un certo tipo di ordine, cioè non ci si perde mai nella storia, non è che ci si ritrova a leggere di adesso e poi dici ma ah no, ma questo è di 10 anni prima, insomma è ordinato. E quando finché appunto dovendo perdere il lavoro al passaggio a livello si trasferiscono e vanno a lavorare come guardiani di cimitero, dove la protagonista praticamente rinasce, cioè più che rinascere, credo che trovi la sua dimensione, trovi il suo posto nel mondo, il suo posto nella vita. Io l'ho interpretata un po' così. A me è piaciuto, ripeto, mi è piaciuto, mi sono affezionata alla protagonista. Non l'ho capita su alcune cose. L'ho capita tantissimo invece su altre, su alcune scelte, su altre scelte. Insomma, l'ennesimo video su YouTube su questo romanzo, però io dico che a me è piaciuto, secondo me ne vale la pena. Non so cos'altro dire, ieri ero molto più euforica dalla fine di questo libro, probabilmente ho fatto bene ad aspettare a fare il video perché penso che sennò ieri ne avrei parlato solo come se fosse una pubblicità in TV del oh wow, sì, leggetelo, oh sì, assolutamente va letto. E invece l'ho metabolizzato un po' di più. A me è piaciuto, non so che altro dire. Probabilmente una delle letture migliori di quest'anno, vabbè, siamo solo al quarto mese, ma degli ultimi anni anche, perché negli ultimi anni ho letto poco, ho ripreso a leggere tanto ultimamente e questo sicuramente mi rimarrà qui. Non lo so, scusatemi, è che ripenso a molte sensazioni che mi ha lasciato il libro o che ho provato durante la lettura e mi rincitrullisco un attimino. Ripeto, a me è piaciuto, io ve lo consiglio. Forse ci vuole il periodo adatto, nel senso deve essere il momento giusto per leggerlo. Cioè se lo leggete solo a livello di, ma sì, leggo un nuovo libro, magari non vi piace. Io l'ho intrapreso proprio con il senso di espiare determinati, non peccati, ma pensieri, sensazioni e ha funzionato. Va bene, niente, basta. Io vi saluto. Cambiare l'acqua e i fiori di Valérie Perrin, edizioni EO, costo di copertina 18 euro. Io l'avevo comprato alla Coop, ho pagato forse 1 euro in meno con un piccolo sconto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!